Benvenuti a Lady Makeup. In queste due puntate Lucia parleremo di una storia davvero bella. Infatti ci ha scritto all'indirizzo ladymakeup@tigotà.it Giada, perché vorrebbe regalare una coccola alla sua amica Giovanna. Infatti Giovanna la definirei una super mamma. Pensa, tre figli, lavoro, casa da curare, come spesso accade, pochissimo tempo che si dedica appunto a se stessa. Allora oggi regaleremo questo momento per lei, parlando sia di nails che di makeup, e oggi ci occuperemo appunto del makeup. Esatto, è molto importante essere mamme, ma anche donne. Donne che danno importanza anche al loro aspetto. Infatti bastano pochi accorgimenti per vederci più carine e quindi avere la grinta giusta per affrontare i mille impegni della giornata. E quindi trasformiamo Giovanna in una lady makeup. Ciao Giovanna e benvenuta. Ciao, grazie. Giada ci ha scritto che vorrebbe farti questa sorpresa, quindi noi di Lady Makeup oggi ti regaliamo un make-up, una coccola, e Lucia ti spiegherà quanto è facile essere delle donne davvero affascinanti, quindi buon divertimento. Grazie mille. Bene, ben arrivata Giovanna. Iniziamo con la crema base per il trucco, una crema molto idratante e molto morbida che prepara e mantiene morbida la pelle tutta la giornata. Iniziamo il tuo trucco. Il primer è quel prodotto appunto che si applica prima del fondotinta, prima di qualsiasi trucco. È sufficiente metterne un po', applicarlo e stenderlo bene su tutto il viso, in modo che crei la base perfetta per mantenere il make-up impeccabile per tutta la giornata. Una volta applicato il primer, cominciamo con il correttore. Allora, il correttore di Rimmel, il Match Perfection, è proprio ideale per il tuo contorno occhi perché ha un'azione illuminante e coprente. È sufficiente applicarne un pochino, stenderlo con il pennellino o anche picchiettarlo con le dita. Passiamo adesso al fondotinta. Fondotinta molto importante perché copre, uniforma e leviga la pelle. Ho scelto per te il Match Perfection di Rimmel. Lo applico con questa spugnetta, una spugnetta fatta a uovo. Questa spugnetta facilita molto l'applicazione. Riesce a tirare molto bene il fondotinta e farlo aderire bene dappertutto. Una volta steso il fondotinta, opacizziamo con la cipria. Cipria è molto importante perché fissa e mantiene inalterato il make-up per tutta la giornata. E abbiamo creato la nostra base. Regoliamo le sopracciglia con la matita specifica proprio per le sopracciglia di pupa. Sopracciglia è molto importante che siano ben definite perché danno proprio appunto la definizione dell'occhio e di tutto il viso. Bene, sistemate anche le sopracciglia e passiamo agli occhi. Ho scelto per te una palette di Deborah, la numero 3. Un quartetto di colori che ruotano attorno alle nuance del viola. Metto la base su tutta la palpebra mobile. Con una tonalità più scura delineo la curva dell'occhio in modo da dare profondità. Sfumiamo l'eccesso con il pennello da sfumature, sempre verso l'alto e poi verso l'interno. Poggiamo nella parte dell'interno dell'occhio un terzo colore, sempre di queste nuance di viola e lilla. Illuminiamo, punto luce. Punto
punto luce anche all'interno dell'occhio. Con il colore intermedio bordo anche la parte inferiore dell'occhio. Riprendo il colore anche nella parte superiore, nell'attaccatura delle ciglia. Rinforziamo un po' la profondità. Ecco. Bordiamo tutto il contorno dell'occhio con la matita 24 ore 264 di Deborah. Matita viola che va a riprendere tutte le sfumature che abbiamo fatto. Passiamo al mascara. Usiamo per te l'Architect nuovo di L'Oreal. Guarda giù, questo mascara ti definisce bene le ciglia, ti crea volume e te le allunga molto. Sempre importante quando si applica il mascara fare questo movimento a zig zag, perché aiuta a far entrare bene nello scovolino le ciglia in modo che si imbibiscano di colore che diano il risultato. Diamo un pochino di grinta all'occhio e mettiamo la matita nera all'interno. Abbiamo completato l'occhio, scaldiamo le guance con il fard di Deborah numero 06. Anche gli zigomi sono a posto, passiamo alle labbra. Bordiamo tutto il contorno delle labbra con la matita di Rimmel a 009. Tiriamo un po' con il pennellino per le labbra. Una volta stesa bene la matita tirata con il pennello, applichiamo il lucida labbra della Pupa, il 203. Un lucida labbra che ti dà volume e lucentezza alle labbra. Fissiamo il tutto con la cipria minerale di Rimmel. Giovanna, il tuo trucco è terminato. Completiamo questo momento dedicato a te con la sua collana. Ecco qui, adesso sei impeccabile. Giovanna, il tuo make-up è terminato? Curiosa di vederti? Moltissimo. Allora ruota che come sempre facciamo la magia di Lady Make-up. Meraviglioso, sono proprio felice. Devo proprio ringraziare la mia amica Giada per questo regalo. Quindi mamme da casa, avete visto che davvero basta pochissimo per essere delle Lady Make-up e per affrontare con grinta tutti gli impegni che appunto ci sono durante la giornata. Per rivedere questo tutorial cliccate nel link in sovraimpressione. Se invece volete delle nails davvero impeccabili, continuate a seguirci alla prossima puntata che saremo ancora in compagnia di Giovanna.